Permettetemi di ringraziare innanzitutto per l'organizzazione. Ringrazio inoltre il dottor Gianmaria Favaloro, qui alla mia destra, e il dottor Amedeo Rizzo, alla mia sinistra, entrambi esperti di fiscalità internazionale. Attualmente, oltre alla loro attività professionale, collaborano con l'Università di Oxford come postgraduate. Il dottor Favaloro, inoltre, è commercialista in diritto tributario internazionale. Il dottor Rizzo insegna a contratto all'Università Bocconi. Quindi ringrazio ancora una volta ad entrambi per essersi resi disponibili a partecipare a questo evento in qualità di membri del Working Party, che è un gruppo di ricerca sulla fiscalità internazionale che nasce in Italia ma che si sta estendendo molto rapidamente anche all'estero. Ci saranno dei chiarimenti per quanto riguarda la Brexit e in particolare sull'attuale scenario e gli impatti relativi alle persone fisiche in modalità, diciamo così, in mobilità internazionale. Quindi per quanto riguarda la Brexit si può dire molto brevemente che lo scenario deal oppure lo scenario no deal non sono ancora definiti e le discussioni stanno andando avanti. Due dei capisaldi che permettetemi di accennare brevemente per quanto riguarda la fiscalità per quanto riguarda la mobilità internazionale sono la normativa sul ritorno dei cervelli, normativa che è stata introdotta nel nostro paese, in Italia, nel 2015 ed è stata aggiornata con il nostro decreto crescita, estesa quindi a tutti i lavoratori, non più solo ai laureati, ma estesa a tutti i lavoratori italiani che tornano dall'estero e quindi sono state previste specifiche agevolazioni fiscali. L'altro capisaldo di questa normativa è la normativa sul ritorno dei pensionati che abbiamo varato noi stessi come partito, permettetemi di dire Lega Salvini Premier, varato per agevolare da un punto di vista fiscale tutti i pensionati che godono di pensioni estere e che vogliono stabilirsi in Italia. Adesso lascio la parola al dottor Rizzo per una sua introduzione. Grazie mille. Prego. Grazie onorevole Billi, la ringrazio per la gentile introduzione e soprattutto per il graditissimo invito qui alla Camera dei Deputati. Nella nostra ricerca, effettivamente, il primo step dubbio che abbiamo avuto è stato proprio quello di analizzare aspetti che riguardavano la Brexit, non conoscendo l'eventualità di un deal o di una situazione no deal. La differenza è che in un caso di deal, essenzialmente la situazione sarebbe simile a quella che si prospetterebbe con uno Stato appartenente allo spazio economico europeo e quindi con scambi commerciali assolutamente facilitati. Quella che però sembra prospettarsi come l'ipotesi più probabile è quella dello scenario no deal. Quindi, essenzialmente, ci si affiderebbe, per quanto riguarda gli scambi commerciali in particolare, a quello che è contenuto all'interno dei trattati dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, l'OMC. Pertanto, sicuramente la circolazione dei capitali e anche delle persone fisiche sarebbe assolutamente ridotta rispetto a quello che prevedono i trattati dell'Unione Europea. Detto questo, io lascio la parola a noi nel libro, prima di lasciare la parola al dottor Favaloro che ci spiegherà le questioni più tecniche che riguardano le persone fisiche, noi all'interno di un libro pubblicato da Walter Skluer abbiamo analizzato queste questioni sia dal punto di vista delle imposte dirette sia dal punto di vista delle imposte indirette. Quindi, detto questo, lascio la parola al dottor Favaloro che ci spiega meglio le questioni sulle persone fisiche. Grazie mille, innanzitutto grazie, ringrazio anch'io l'onorevole Billi per il graditissimo invito. Come tema principale di oggi, diciamo, in ambito Brexit, uno dei temi principali riguarda la mobilità internazionale delle persone fisiche, proprio a seguito di Brexit. In particolare, pensando a quello che è lo scenario che si è ormai noto dal 2016, l'Italia si sta giocando delle ottime opportunità, soprattutto in forza dei richiamati regimi speciali, in particolare il regime dei lavoratori rimpatriati, dei pensionati esteri, appunto, neoresidenti e dei neoresidenti relativo a, diciamo, persone fisiche con grandi possibilità a livello patrimoniale. In questo senso, pensando a Brexit, è evidente che l'uscita dallo spazio economico europeo e quindi dall'Unione Europea porta in sé delle grandi opportunità. Dal punto di vista italiano, in forza dei richiamati regimi, i grandi gruppi multinazionali avranno comunque, come hanno già fatto negli scorsi anni, la possibilità di rilocare in Italia
moltissimi dei loro dipendenti, principalmente i senior executive, un qualcosa che si sta già verificando a partire appunto dal 2018-2019 e adesso con il decreto crescita ancora di più, proprio in forza del fatto che il regime è stato semplificato, esteso alle persone fisiche in mobilità internazionale in generale e non solo, diciamo, ai lavoratori particolarmente qualificati, e addirittura è stato esteso fino a 10 anni al verificarsi determinate condizioni. In questo senso l'opportunità di Brexit deve essere valutata attentamente, è stata valutata attentamente prima di tutto dai soggetti in qualità di multinazionali e quindi con l'intento di rimanere, diciamo, tra virgolette, con un piede in Europa. Spesse volte le società con headquarter in UK, principalmente poi a Londra, stanno guardando l'Italia con particolare interesse proprio perché riescono a garantire, tra le altre cose, una miglior qualità della vita ai propri dipendenti e possono sfruttare, fare affidamento, diciamo, su un sistema particolarmente strutturato anche dal punto di vista finanziario. Ad oggi le tematiche Brexit, principalmente possiamo riassumere che una delle principali problematiche è relativa al tema della residenza fiscale. Per quanto riguarda la residenza fiscale, i temi che si vanno a creare di particolare importanza per quanto riguarda i cittadini residenti nel Regno Unito sono relativi alla presenza di un diverso anno fiscale. Quindi, scusa certo. Dottor Faloro, quindi noi parliamo adesso di italiani residenti nel Regno Unito che possono essere temporaneamente in Italia, per esempio a causa del virus, in smart working. Perfetto. Giusto? Ricordiamo benissimo poi che sono circa 350.000 gli italiani, diciamo così, regolari iscritti all'AIRE residenti nel Regno Unito, sono stimati in altrettanti 350.000 gli italiani invece che non sono, diciamo, regolari perché non sono iscritti all'AIRE, all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, pur tuttavia vivendo continuativamente nel Regno Unito. Quindi da questo punto di vista immagino ci siano delle differenze sostanziali e quindi immagino che il suo intervento ci potrà chiarire questo fatto. Esattamente, colgo la palla al balzo appunto per fare subito un chiarimento sul punto. Allora, per quanto riguarda i cittadini italiani residenti nel Regno Unito, come anche i cittadini del Regno Unito, quindi diciamo contribuenti residenti all'estero, hanno comunque questa opportunità. Per quanto riguarda i cittadini italiani, il requisito dell'iscrizione all'AIRE è stato semplificato, soprattutto con riferimento alla normativa degli impatriati, quindi anche coloro che non erano iscritti all'AIRE solo per la normativa degli impatriati potranno comunque rientrare in Italia, e questo è stato concesso appunto sempre con il decreto crescita. La notizia, diciamo, particolare con riferimento al caso di UK è sempre relativa a un diverso periodo d'imposta che deve essere attentamente valutato. Infatti in UK il periodo d'imposta notoriamente è dal 6 di aprile dell'anno di un anno al 5 di aprile dell'anno successivo. Questo specifico periodo d'imposta, considerando poi le ulteriori criticità causate dal coronavirus, ha causato una serie di scenari molto interessanti e molto particolari, anche con riferimento dal rientro da UK. In questo senso, difatti, collegandomi appunto alla domanda sul discorso coronavirus, per quanto riguarda gli italiani che sono rientrati a seguito dell'emergenza sanitaria in Italia, appunto per trascorrere vicino, per esempio, alla famiglia, il periodo di lockdown, è evidente che rientrando dal Regno Unito, verosimilmente rientrando all'inizio del periodo di lockdown che registriamo a inizio di marzo e stando almeno sino alla fine, se non sino ad oggi, all'interno del territorio dello Stato italiano, non integrano per ora nessun requisito di residenza lato UK. Questo cosa va a implicare? Che per i cittadini che erano precedentemente residenti UK e iscritti all'AIRE, evidentemente lato Italia ci potrebbe essere una fattispecie molto particolare, ossia che si va a integrare un requisito di residenza sulla base degli altri due requisiti, ossia la presenza di un domicilio della residenza all'interno del territorio dello Stato per più di 183 giorni, pur non essendoci il requisito sostanziale dell'iscrizione all'anagrafe degli italiani della popolazione residente. In questo caso, difatti, se parliamo in ottica inbound e outbound, quindi da e verso l'Italia, abbiamo due principali fattispecie. Innanzitutto, per quanto riguarda i cittadini italiani residenti all'estero che sono rientrati in Italia, la fattispecie di riferimento è quella dei cittadini italiani iscritti all'AIRE, come abbiamo detto, e dei cittadini italiani non iscritti all'AIRE. Ovviamente per coloro non iscritti all'AIRE che sono rientrati in Italia, il rischio verificarsi di uno dei requisiti di residenza fiscale ovviamente c'è già per definizione, per via dell'iscrizione formale all'anagrafe degli italiani e della popolazione residente. Quindi mi scusi, dottor Favaloro, quindi sì. In sostanza si può dire che per un cittadino residente all'estero ma non iscritto all'AIRE che torna in Italia in
smart working per un periodo di tempo prolungato, diciamo da marzo fino ad oggi, il rischio di una, mi corregga se mi sbaglio, doppia tassazione nel suo paese di residenza originario e in Italia è molto grave in sostanza. Assolutamente sì. Mentre per un cittadino italiano residente, mettiamo, nel Regno Unito, ma iscritto all'AIRE, che è tornato in Italia a marzo e si trova tutt'oggi in Italia al lavoro, appunto smart working, qual è il rischio che può correre questo cittadino? Appunto, essendo iscritto all'AIRE, immagino che la sua posizione sia già definita come residente all'estero, quindi non dovrebbe, a mio avviso, da quello che capisco io, non dovrebbe correre invece il rischio della doppia tassazione, oppure non è così? Allora, il punto è molto interessante ed è quello che ovviamente è l'oggetto del presente intervento. Diciamo, per il cittadino italiano che non si è mai cancellato dall'anagrafe della popolazione residente, il rischio era già evidente anche prima del Covid, proprio per il fatto che non si era cancellato dall'anagrafe della popolazione residente mediante l'iscrizione all'AIRE. E questo punto è un punto fondamentale perché è un requisito di residenza formale, ossia proprio l'iscrizione, appunto la non iscrizione all'AIRE e l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente è un requisito formale di residenza. Quindi in ogni caso il cittadino non iscritto all'AIRE questo rischio lo correva già prima. Ovviamente con il fatto del Covid è ancora più ampio questo rischio, dato dal fatto che non c'è anche la possibilità di provare che per la maggior parte del periodo d'imposta, se appunto è rimasto in Italia durante la presente emergenza sanitaria, non c'è la possibilità di escludere il fatto che il cittadino fosse effettivamente residente all'estero, perché non c'è il mezzo di prova per dimostrare un'effettiva residenza, per esempio in questo caso nel Regno Unito. Detto questo, ovviamente diciamo che le casistiche più facili che possiamo rinvenire, facendo riferimento allo specifico tema dello smart working transfrontaliero, sono coloro che sono rimasti bloccati in Italia o anche all'estero per periodi di lavoro in smart working per un datore di lavoro estero, comunque presente in un altro paese. Certo. Quindi si diceva, ok, per i non iscritti all'AIRE c'è questo rischio che diventa maggiore rispetto a prima. Sì. Per invece cittadini iscritti all'AIRE, okay, qual è il rischio concreto? Io appunto ripeto, a mio parere non dovrebbero correre sostanziali rischi perché hanno la loro posizione di residenza chiara, essendo iscritti, mettiamo, all'AIRE a Londra, e anche se sono in smart working in Italia da più di 6 mesi, però appunto volevo sapere questo i dettagli. Questo è un punto molto controverso, nel senso che pur potendo far valere l'iscrizione all'AIRE, è evidente che stando all'interno del territorio italiano per più di 183 giorni, come potrebbe essere i casi di cui stiamo parlando, potrebbero integrare i requisiti di residenza, che non sono formali ma sostanziali, delle presenze sul territorio italiano, quindi residenza o domicilio, seconda dei casi, con riferimento alla normativa del codice civile, come richiamato dall'articolo 2 del TUIR, e in questo caso non è possibile escludere a priori che i cittadini non possano essere considerati, soprattutto dall'autorità dell'amministrazione finanziaria, quali cittadini residenti in Italia per l'anno 2020, nonostante il periodo di lavoro che è stato svolto dall'Italia nei confronti del datore di lavoro estero. E questo perché in sostanza la normativa attuale del codice civile sulla residenza ha più di 180 giorni, non prevede questo, permettetemi di dire, caso molto particolare appunto di una pandemia a livello globale che obbliga un cittadino italiano residente all'estero e formalmente iscritto all'AIRE a vivere in Italia per più di 6 mesi l'anno. Questo è un caso eccezionale che non è contemplato dalla normativa attuale del codice civile italiano e quindi si impone di fare, diciamo così, qualcosa. Quindi vedremo anche se successivamente con la vostra collaborazione si potrà vedere di approntare qualcosa di utile ed efficace per risolvere almeno questa, se ben capisco, questa zona grigia, perché si tratta di una zona grigia nella normativa non ben definita e non ben contemplata. Assolutamente. Grazie. In questo caso specifico le porto l'attenzione a questo punto, ossia ad aprile l'OCSE ha emanato delle linee guida generali per fronteggiare la pandemia, soprattutto con riferimento agli obiettivi di tax policy. In questo caso, con riferimento a questi particolari fattispecie proprio relative alla residenza fiscale, ha cercato di portare all'attenzione delle diverse amministrazioni finanziarie il fatto che determinati soggetti potrebbero essere stati costretti o a ritornare nel paese d'origine o a rimanere nel paese estero e quindi essere costretti in forza di periodi di lockdown o in forza anche di altre necessità di carattere personale, semplicemente anche nei casi peggiori, nel caso proprio di malattie e quindi di ricovero magari in un paese estero o addirittura in altri casi diciamo migliori per stare vicino alla propria famiglia. E queste fattispecie vengono individuate come una
tipo di comportamento, tra virgolette, non normale, non usuale. Quindi, non essendo un comportamento di natura, tra virgolette, normale, in forza di quello che è un normale andamento dell'economia, un normale andamento della gestione dei rapporti tra i diversi stati, un normale andamento di quelli che sono la mobilità internazionale di per sé, è evidente che l'OCSE dica: bene, per il 2020, care amministrazioni finanziarie, state attenti, perché queste situazioni devono essere maneggiate con particolare cura. In questo caso il discorso è stato assolutamente posto all'attenzione di tutte le amministrazioni finanziarie. Per quanto riguarda l'Italia, sono stati siglati degli accordi con le giurisdizioni di confine, chiamiamolo, quindi per esempio la Svizzera, l'Austria, dove noi abbiamo degli accordi per i frontalieri, lavoratori frontalieri, e in questo caso è stata fatta un passaggio molto importante, cioè è stata data rilevanza all'attività lavorativa svolta a beneficio del datore di lavoro estero, che è un passaggio fondamentale. Se mi permette, onorevole, il punto fondamentale è questo: se è vero, in generale noi siamo abituati ad assistere a dei cambiamenti che sono, come dire, incrementali e quindi progressivi nel tempo. Quindi, se parliamo di smart working, è evidente che oggi lo smart working, magari noi come popolo e come, diciamo, paesi sviluppati principalmente, eravamo pronti tecnicamente e tecnologicamente a essere in smart working. Ed è quello che è accaduto, sì, abbiamo tutte le connessioni internet, abbiamo i computer, abbiamo la possibilità di connetterci, lavorare da remoto, e abbiamo una serie di servizi che fondamentalmente sono riusciti ad andare avanti senza nessun tipo di problema. Allo stesso modo però non possiamo dire che il nostro sistema fiscale, giuslavoristico e previdenziale fosse pronto allo stesso modo, quindi significa che un cambiamento incrementale in questo caso non era disponibile. Dottor Favaloro, quindi appunto facendo riferimento anche al suo accenno alle normative OCSE, noi abbiamo incentrato, sì è vero, questa breve discussione oggi sul Regno Unito e sugli italiani residenti a Londra, ma questa è una cosa che può valere per diciamo tutti gli italiani residenti in un paese estero, e può valere chiaramente al contrario anche per gli stranieri che sono residenti in Italia ma che sono di un altro paese. Quindi, in poche parole, quali sono le differenze per un italiano che vive e lavora nel Regno Unito e che si trova in smart working in Italia rispetto a un italiano che lavora in un altro paese, mettiamo europeo, come un italiano che lavora, che ne so, in Svizzera, o un italiano che lavora in Spagna o in Germania e che si trova costretto dal Covid a lavorare in smart working in Italia? Quali sono le differenze appunto tra un italiano residente nel Regno Unito e uno negli altri paesi europei? Se capisco bene, anche una prima differenza potrebbe essere quella temporale, no? Per quello che diceva prima, il periodo di imposta inglese o il periodo di imposta di un altro paese. Due brevi parole, penso, su questo potrebbe anche chiarire meglio la situazione. Grazie. Perfetto. Allora, le faccio le due casistiche. Innanzitutto, per quanto riguarda gli italiani generalmente residenti in paesi che hanno un periodo di imposta pari a quello italiano, è evidente che se fossero rientrati in Italia comunque durante il periodo di lockdown avrebbero avuto comunque la possibilità di avere, diciamo, concettualmente dei giorni di residenza all'estero comunque in un periodo di imposta pari a quello italiano, cosa che non sarebbe valida nel caso di UK. In ogni caso, da un punto di vista internazionale, le normative sulla residenza fiscale devono essere comunque, diciamo, verificate in entrambi i paesi. Nel caso di cosiddetto conflitto di doppia residenza, esiste sempre la possibilità di risolvere, o meglio, si deve risolvere il conflitto di doppia residenza facendo riferimento alle convenzioni contro le doppie imposizioni. L'altra casistica che voglio porre alla sua attenzione sono invece i casi dei cittadini stranieri che hanno già beneficiato dei regimi dei lavoratori impatriati, per esempio in questo caso, o di altri regimi speciali, che a seguito del Covid hanno preferito tornare nei rispettivi paesi di residenza e quindi tornare praticamente magari in altri paesi europei o anche extraeuropei. Cosa succede in questo caso? Che verosimilmente, a differenza di italiani, qualora il loro intento, come verosimilmente sarà, sia quello di rimanere residente in Italia per beneficiare di questi regimi speciali, l'iscrizione anagrafica, tra virgolette, da questo punto di vista, salva la loro residenza in Italia, seppur dovrà essere comunque valutata sulla base del conflitto di doppia residenza. La cosa che rimane un tema aperto molto importante è sempre il tema dello smart working, ossia nel caso in cui un cittadino estero stia lavorando in smart working a beneficio di una società italiana, è evidente che in questo caso bisognerà capire se quei redditi potranno beneficiare dei regimi speciali italiani oppure no, proprio per il fatto che si deve decidere se dare prevalenza a quello che è stata l'attività svolta da un punto di vista, diciamo, a beneficio della società italiana, oppure l'attività svolta a livello di territorialità. In questo senso
i rischi che si corrono sempre con riferimento ai temi del coronavirus è un'altra fattispecie, ossia sempre per quanto riguarda gli italiani che risultavano già residenti in Italia ma che lavoravano continuativamente all'estero, esiste un'altra fattispecie che è il tema delle retribuzioni convenzionali, che è un altro punto molto importante dove l'amministrazione finanziaria dovrà prendere comunque una posizione. Questo perché tali contribuenti hanno sempre beneficiato di una tassazione calcolata su un imponibile, calcolato diversamente sulla base delle norme del TUIR, molto semplicemente, e si basava sul fatto che avessero un'attività continuativa all'estero e rientrassero in Italia solo magari per stare vicino agli affetti familiari. Quindi immaginiamo la classica famiglia con marito che lavora e vive durante la settimana a Londra, figli e moglie sono rimasti in Italia per decisioni di carattere personale. Quindi da un punto di vista pratico, il contribuente risulterà comunque residente fiscale in Italia per il 100% degli interessi vitali, ma il legislatore dava la possibilità di beneficiare di una tassazione su una base imponibile diversa, tale retribuzione convenzionale. In questo momento, anche in questo caso, com'è possibile far valere il fatto che il contribuente, seppur lavorando in smart working dall'Italia e dovendo gestire, diciamo, le sue emergenze di carattere anche personale con la propria famiglia, possa far valere che sta lavorando sempre e comunque a beneficio della società estera? Questa è un'altra domanda molto importante al quale per adesso non è stata data risposta e che ovviamente rimane in un ambito emergenziale. Il problema è questo. Tornando al punto di prima, quando noi abbiamo detto i cambiamenti incrementali in generale e quindi le cose, diciamo, tra virgolette, fatto step by step, proviamo a immaginare la pandemia se fosse successa negli anni 90 e non avessimo avuto la tecnologia a disposizione per fare smart working, è evidente che non avremmo avuto neanche i mezzi tecnici per poterlo fare lo smart working, evidentemente, perché proprio non ci sarebbero stati neanche i computer, le connessioni internet e vi dicendo. Allo stesso modo dobbiamo immaginare una situazione simile pensando al coronavirus sull'ambito normativo, quindi giuslavoristicamente e fiscalmente e previdenzialmente noi non eravamo pronti, ma questo vale per noi e tutti i paesi del mondo. Detto questo, è evidente che data il prolungarsi della presente emergenza sanitaria, è evidente che il legislatore dovrà per forza di cose prendere una posizione. Da un punto di vista pratico aggiungo anche che lo stato d'emergenza, essendo stato comunque prolungato fino al 31 di gennaio del 2021, è evidente che bisogna prendere una posizione anche sul capire se il tema dell'emergenza debba essere comunque tenuto presente solo per il periodo di lockdown, diciamo forzato, oppure sino alla fine del periodo d'emergenza. In questo caso, se il 2020 risulterà un anno particolarmente complesso, diciamo che dal punto di vista italiano bisognerà subito intervenire per dare delle risposte, anche perché ovviamente essendo nella seconda parte dell'anno la maggior parte dei contribuenti che sono rimasti in Italia anche legittimamente sulla base di esigenze di carattere personale potranno incorrere più facilmente in questo tipo di problemi da un punto di vista fiscale. Su questo punto il discorso dello smart working va anche legato a un'altra fattispecie, ossia coloro che ricoprono ruoli direttivi importanti nelle aziende, i cosiddetti director da un punto di vista internazionale, quindi immaginiamo chi siede in consigli di amministrazione di società estere, chi è un amministratore delegato di una società estera, che risiede forzatamente in Italia, potrebbe addirittura integrare il cosiddetto place of effective management, ossia una stabile organizzazione sul territorio italiano, stando alle attuali normative. Anche in questo caso l'OCSE ha cercato di dare delle indicazioni dicendo attenzione, in questi casi teniamo presente la pandemia globale e quello che ha causato, stiamo ovviamente attenti. In quest'ottica, ed è un punto secondo me sempre interessante, dato da questi grandi cambiamenti, aggiungo il fatto che è come se fossimo passati da una globalizzazione fisica, ossia un tentativo di andare in giro per il mondo a esportare prodotti, a portare aziende, a portare produzioni in giro per il mondo, a una sorta di futura globalizzazione digitale. In questo senso è sintomatico l'appunto fatto da Bill Gates dicendo i business travel in futuro non saranno mai più come prima, perché ormai l'utilizzo della tecnologia e il fatto che noi riusciamo a parlare tramite Skype con colleghi da tutto il mondo, è evidente che da un certo punto di vista, lasciando perdere il contatto di natura umana, è evidente che siamo riusciti a supplire in forza di una necessità. Quindi in ottica futura, come è successo al contrario per le aziende, il risparmio dei costi è un'ottica comunque da un punto di vista aziendale molto importante. In questo senso, ed è un altro punto interessante per Milano e Roma principalmente, è evidente che sempre in ottica di risparmio dei costi, tutto lo sforzo fatto dalle grosse società multinazionali per aprire questi uffici magari a dimensioni ridotte, senza postazioni fisse e con open space, in questo momento è stata una strategia che purtroppo è stata molto controproducente. Quindi anche per questo motivo, considerando
sì, il focus, chiamiamolo environmental, quindi un'attenzione al green, un'attenzione ai consumi, un'attenzione a tutto quello che è la parte importantissima ovviamente del programma anche in base all'accordo di Parigi per il 2030, la visione 2030, è evidente che anche in questo caso ci sia una ridefinizione di tutto quello che è stata una strategia che deve per forza risultare calibrata su quella che è l'emergenza sanitaria che vediamo non risolversi nell'arco, diciamo, dell'anno 2020, verosimilmente. Quindi le lascio l'ultimo appunto per fare una battuta più interessante. Stamattina, mentre partivo da Milano, il taxista che mi ha accompagnato in stazione mi ha detto: sa cosa le dico? Io ho capito che dobbiamo imparare a conviverci. Ecco, questo è esattamente il punto. Quindi la pandemia ci ha insegnato questo. Imparare a conviverci significa anche imparare ad affrontare quello che è il tema da un punto di vista fiscale, previdenziale e di mobilità, tenendo presente che la leva attrattiva generata dai regimi speciali, sia in ottica in entrata e in uscita e non solo per gli italiani, è importante che vada salvaguardata. E in questo modo, se è vero che un italiano residente all'estero, verosimilmente anche in forza della presente emergenza sanitaria, potrebbe decidere di rientrare in Italia sul fatto di dire voglio rientrare nel mio paese perché comunque, diciamo, rientra concettualmente a casa, non è altrettanto vero per i cittadini esteri che vogliono entrare in Italia in forza di un regime speciale, in carenza di informazioni precise. In carenza di informazioni precise, prima era basato solo, diciamo, su temi di stabilità politica magari, ma oggi si basa anche su temi di posso essere curato in caso di coronavirus, cosa sono i temi della residenza fiscale, come faccio a iscrivermi al Servizio Sanitario Nazionale. Quindi temi che prendono un'area che si collega al tema fiscale, ma che è sempre comunque nella sfera personale. E quando qualcosa è nella sfera personale, oltre ad essere difficile da definire, perché ovviamente è molto difficile misurare quanto un contribuente abbia la necessità di stare vicino alla propria famiglia o quanto sia fondamentale il suo supporto alla famiglia, è molto difficile e molto, tra virgolette, rischioso in questo momento andare a sindacare appunto quanto sia importante questo punto, è altrettanto vero che tutto questo andrebbe regolamentato con l'utilizzo di alcuni strumenti. In quest'ottica è logico che entro la fine dell'anno bisognerà cercare di dare un input molto importante. Bene, grazie mille. Non so se avete, il dottor Rizzo vuole aggiungere qualcosa. Noi desideriamo assolutamente ringraziarla e appunto darle questa copia che è stato un libro scritto appunto da noi e altri colleghi brillanti, e editato da professor Piazza e da dottor Favaloro. Grazie mille, vi ringrazio. Quindi insomma ci sono diversi argomenti molto importanti su cui lavorare, sì, su cui lavorare anche in futuro. E, per aggiornamenti non esitate anche a seguirmi e a contattarmi anche sui social. Io continuerò a lavorarci, quindi Simone Billi, sia su tutti i social, sia su Facebook e LinkedIn che anche Instagram, e immagino che anche voi, che anche con voi si potrà collaborare per portare avanti queste discussioni e questi discorsi, per realizzare qualcosa di concreto e cercare di risolvere queste grosse problematiche che, da quanto ho capito, sono problematiche non solo, insomma, del nostro paese, ma saranno problematiche a livello globale di tutti i paesi che si trovano purtroppo ad affrontare oggi questa drammatica crisi dovuta al Covid-19. Quindi non so se avete altro da aggiungere. Assolutamente, l'unico punto, guardi, mi permetto di fare questa conclusione, è l'Italia è sicuramente avanti sulla gestione, diciamo, della parte tecnica, e abbiamo dimostrato di riuscire ad avere una solidità da un punto di vista, se vogliamo, economico, sulla gestione di quella che è stata l'emergenza. Oggi è ancora più difficile ed è evidente che non sia solo un'emergenza di carattere economico. In questo caso servirà una normativa molto semplice, dei chiarimenti molto veloci e molto pratici, proprio in funzione delle casistiche che abbiamo portato alla sua attenzione. In questo senso la ringrazio moltissimo per l'attenzione dimostrata su questo punto in particolare. È un piacere poter vedere che appunto un onorevole eletto dagli italiani residenti all'estero dia attenzione appunto a questi temi, che sono ovviamente molto importanti per gli italiani residenti all'estero. La cosa che sicuramente bisognerà fare oltre a questo è creare delle nuove leve attrattive. Siccome sarà sempre più difficile pensare ad una global mobility, almeno nel breve termine, è evidente che l'Italia dovrà cercare di semplificare il più possibile le normative che abbiamo citato, eventualmente provare ad integrare i regimi speciali con dei regimi speciali
relativi alle società corporate, quindi relativi all'impresa stessa, ovviamente tenendo presente quelle che sono le limitazioni della normativa europea sugli aiuti di Stato, ma sicuramente ci sono dei lavori che possono essere fatti e soprattutto ci sono i contribuenti con queste casistiche, residenti all'estero, oppure rientrati in Italia, oppure che vogliono beneficiare dei regimi speciali che guardano in Italia con interesse, come per esempio, soprattutto nel caso di Brexit, che aspettano con ansia delle risposte chiare su questi punti. Quindi non perdiamo questa occasione come Italia, soprattutto per quanto riguarda i temi Brexit, e continuiamo ad attrarre appunto capitale umano altamente specializzato e qualificato. Grazie ancora onorevole Billi per l'ospitalità. Grazie a voi e concludo qua questo evento. Grazie ancora. Sì.